Oggi siamo in compagnia di Nan Cosman, che è youth trainer e family coach, e do il benvenuto anche a Nan, appunto. Ciao Nan, benvenuta. Grazie, felice di essere qua. Bella giornata anche da Anche casa, da eh? voi che siete in Romagna, giusto? È un ricione, sì. Ok, Del bene. sole. Come stai, Nan? Bene, bene. Le stavo avviando questa cosa, Sì, ok. avviamo anche la condivisione, siamo in diretta sulla mia pagina e chi ci sta iniziando a seguire può condividere questo video anche sul suo profilo, così insomma oggi porteremo un po' di informazioni in più anche a chi non ci conosce. Giusto, giusto. Ok, Scusate che allora. stavo provando di fare la. Cioè, io non parlo di tecnologia, ma poi non sono così tecnologica, insomma. No, vabbè. Vediamo. Allora, guarda, sto avviando anch'io perfetto, ho avviato almeno questo. Ci siamo. Bene, Ok. Nan, allora noi abbiamo oggi questa nostra intervista è dedicata appunto al dialogo con i figli, è dedicata alla tecnologia e ai social che insomma in un momento come questo stanno prendendo gran parte della nostra quotidianità. Anche tu hai dei figli, insomma, e quindi non solo come coach, come family coach, come appunto sei esperta, perché io ti conosco proprio perché Martina ha seguito i tuoi corsi, insomma, e viene spesso ai tuoi corsi con molto piacere, perché poi quando torna è tutta, diciamo, entusiasta di cosa ha fatto e delle persone che incontra in queste occasioni. E quindi lascio a te un po' la parola per raccontarci cosa fai, da dove arriva questa tua esperienza. Da dove arriva tutto quanto? Sì. Beh, a parte che sono molto felice, ho visto Martina prima, sempre bella vederla, perché il mio lavoro si parte dal cuore, diciamo così, tantissimi anni fa. Io sono uscita di casa a 14 anni, chiaramente non con una situazione molto piacevole, quindi ho dovuto uscire di casa. Non è una cosa normale in Olanda, come sentite, io sono olandese, quindi parlo, se non capiscono niente, me la faranno sapere. E chiaramente lì sono entrata in un'altra famiglia che erano legate a Tony Robbins, quindi loro, non so se tu la conosci sicuramente, non so se gli altri anche, è un formatore americano che lavora molto nell'ambito che facciamo noi praticamente, comunicazione, miglioramento di vita, soprattutto goals, obiettivi, tutto Esatto, sì. quanto. Quindi arrivando in quella famiglia lì mi hanno dato gli strumenti per essere consapevole di me, molto di più di quello che era, e soprattutto gestire certe cose in quel momento della mia vita. A parte, chiaramente lì non avevo gli studi dietro che ho oggi, però ho capito lì una cosa, se è possibile, anche con un certo stato d'animo, tirarti fuori da quello che senti, no? Dalle giornate brutte, da quello che hai vissuto nel tuo passato, tutto quanto, io quando sarò grande creerò una Voglio realtà fare questo. sì, per lavorare con gli adolescenti. Quindi questa abbiamo creato Unite da 2010 che siamo in Italia, dal 2014 siamo molto attivi perché ho avuto altre due aziende nel frattempo, sempre nel mondo della crescita personale, che ho fatto questa svolta di occuparmi solo dei ragazzi e solo delle famiglie. Chiaramente con tutti gli studi dietro di 22 anni di esperienza, credo adesso, ma 10, proprio 10 anni nel mondo della formazione solo per loro. Quindi lo facciamo sì da tanti anni, organizziamo i campus, coaching one-to-one, online, di tutto di più, insomma. Lavorando sulla consapevolezza dei ragazzi di oggi e questo in misto con le famiglie. Perché chiaramente se parti da ragazzo, che è un pre, una cosa bellissima, perché se lavori solo con genitori ma non capisci la storia dell'altra parte, fai molto più fatica. Noi, la nostra forza è proprio questo, lavorare da tutte e due parti. Quindi abbiamo iniziato a fare questo, da qui abbiamo aperto anche la nostra accademia, ha fatto tante cose per oggi essere un punto di riferimento per loro e poi addirittura diventare coach, formatore nel nostro ambito, insomma, attraverso la nostra scuola. Quindi stiamo. Questo è un Bene. po' dove, cosa stiamo facendo oggi? State crescendo e state facendo del bene. Parliamo al plurale perché tu lavori con. Cosa intendi con loro? Parliamo al plurale perché tu lavori con Floria, Ah, Gloria. certo! Ok. Sì, è un'azienda di famiglia, diciamo così. Con Ok, Gloria, poi tutte le mie lezioni di vita, le mie case di prova, diciamo, quindi ce l'ho a casa perché ho due adolescenti in casa e il piccolino di 2 anni, così quello che non ho fatto bene posso riprovare con quell'ultimo che ho quella. fatto, insomma, no? No, sì, abbiamo una bellissima
Cioè, in realtà così è con tutti i coach che ci sono, soprattutto noi, in questo momento, soprattutto noi che stiamo lavorando su questa realtà. Sì, è molto bello, c'è tanto bisogno, e soprattutto, come dici anche tu, adesso il mondo è molto, sta cambiando tanto, no, in questo periodo qua. Quindi come puoi adattarti a tutto quanto, noi anche per i ragazzi sabato partiamo anche con un programma per loro, quindi siamo molto contenti. Bene, quindi diciamo facevate molto lavoro dal vivo, con i corsi dal vivo, oggi anche voi in questo momento avete trovato questa trasformazione per passare nel mondo online. L'altra sera ero anch'io in un gruppo, appunto in un webinar che stavate organizzando, c'erano oltre 200-400 persone? Sì, abbiamo un corso online per genitori mensilmente. Però adesso abbiamo detto come possiamo arrivare più persone possibile, di dare una mano come stai facendo tu in questa situazione, perché capisco che una persona ha voglia di adesso investire, ma non devi neanche investire economicamente, ma devi investire su te stesso, insomma. Credo che noi, sì, con tutto quello che facciamo, insomma, possiamo dare una mano a questo, sono molto, molto contenta. Assolutamente, sì. Assolutamente, davvero. Guarda, io rimango sempre colpito e insomma vorrei anche fare anch'io, parlare anch'io un po' oggi, no? Perché ho una figlia appunto che ha fatto i corsi, per chi ci sta seguendo da adesso, ha fatto i corsi con Nan, e spesso dice: guarda, per questa mia amica veramente ci andrebbe Unite, per quest'altra mia amica ci andrebbe Unite, io dico, e diciamo insieme, Unite veramente ci andrebbe per tutti, perché è proprio, non c'è solo la competenza e la tua capacità, perché siete veramente bravi, tu e Florian e anche tutti i ragazzi poi che piano piano sono cresciuti con voi, ma poi si crea proprio una squadra, questi ragazzi che ognuno con una sua storia diversa, e c'è sempre qualcosa che li accomuna, e poi vengono fuori, arrivano dopo quei 2-3 giorni, una settimana, che insomma volano veramente alto e si sentono dei ragazzi cresciuti, la loro autostima è cresciuta parecchio. Come possiamo poi, insomma, spiegaci questo, come fai tu in quella settimana, cosa fate, e poi quali sono ad esempio i consigli che possiamo dare ai genitori, magari quelli anche che non hanno frequentato Unite, ma comunque quelli che vogliono vedere i ragazzi, i propri figli sorridere, e magari si lamentano sempre che li vedono un po' dietro questi social, dietro questa tecnologia. Sì, se parliamo proprio del nostro lavoro, non ha solo da fare chiaramente con la tecnologia, ma con tante altre cose. La cosa che notiamo, che è anche abbastanza normale come adolescente, che il 98% è insicuro di sé. Quindi insicuro di sé nel mondo è insicuro, soprattutto adesso. Quindi come gestiamo queste cose qui? Noi durante quelle settimane, weekend o quello che è, lavoriamo soprattutto su questo, come puoi rinforzarti, capire se cadi, come avere la giusta consapevolezza di alzarti. E questo è anche bello, sono molto grata, perché tanti ragazzi che escono da Unite dicevano: questo devono insegnare a scuola, no? e per noi è un bellissimo complimento, e ci stiamo lavorando per entrare anche nella scuola, chiaramente perché è un mondo diverso, un sistema completamente diverso, sì. Però noi proviamo, a volte riusciamo, gran parte di... Ciao Katia, ho visto che... Ciao Katia. Cioè, nostro intento, soprattutto lavorare con loro, veramente di farli diventare... pensare da soli, ok? Pensare da soli su chi sono, anche se non lo sanno, stanno scoprendo, ma come posso gestire queste cose, come potrei comunicare in modo diverso, qual è la mia identità, come mi vedo, le mie insicurezze, come posso avere relazioni migliori, e soprattutto prepararmi per il futuro, cosa voglio fare. E questa è anche la differenza oggi nelle scuole. Per esempio, se devi scegliere a 13 anni cosa vuoi fare nella vita, non è molto probabile che gran parte va in confusione. Noi lavoriamo anche molto su questo, sul loro sviluppo di talenti e tutto ciò. Se parliamo invece di tecnologia, te le posso già dire, da noi tanti ragazzi all'inizio non piace, però la prima cosa che prendiamo è il telefono. È vero. Ma perché? Non perché siamo contro i telefoni, non credo neanche che dobbiamo togliere i telefoni a casa, ma dobbiamo togliere i telefoni, non toglierli. Loro decidono anche, no? Cioè, prima siamo noi, ma poi sono tanti ragazzi già dopo un giorno che non lo chiedono neanche più. Perché è proprio il momento di staccarsi dal loro mondo reale e entrare nel nostro mondo reale, che anche loro una volta si perdono. E questo è un po' anche il pericolo, non solo nostro, perché essendo l'esempio anche noi, ho visto che anche adesso le statistiche, le persone normalmente stanno 8 ore su Facebook, adesso 2 ore in più, adulti, no? Se parliamo di adolescenti, chiaramente, per questo dico sempre, punirli non ha proprio senso togliere le cose, perché non li devi togliere una cosa dal loro mondo,
e loro hanno due mondi diversi. Quindi noi anche durante i nostri corsi, a parte impariamo, insegniamo a loro come gestire il mondo tecnologico, cosa puoi fare come genitori in tutto ciò? Anche una bella domanda, perché per prima chiaramente il punto è questo, che i telefoni vengono dati già quando sono molto piccoli, no? Troppo piccoli, e credo che questo, perché è utile, perché è un babysitter senza che devi pagare, no? L'iPad, tutte queste cose qui. Da lì c'è la fase dove diventano adolescenti, dove dicono io ho necessità di avere un telefono. E questo a volte viene un pochettino, come si dice, non so, cambiato, ok? Le credenze su questa cosa. Sì. Cosa potrebbe funzionare, cosa no. E credo che un bambino che fino a che va alle elementari non ha proprio bisogno di un telefono, perché lo dovresti dare, no? Io vedo insomma, ma lo vediamo un po' tutti, diventa il loro compagno, non poi il telefono. Quindi questo isolamento non è proprio un isolamento, perché loro non lo vedono come isolamento, perché per loro diventa un compagno. Sì. Però ecco, mi fa pensare anche quando appunto fate questi corsi, che lasciate i telefoni da una parte. Io mi sembra di tornare un po' indietro di 10-15 anni, quando la mia figlia più grande andava in colonia e non c'erano i telefoni, quindi dovevi chiamare la sera per trovare, per poter parlare con lei. Con Martina la stessa cosa, quindi i figli non sentono poi queste esigenze. Una volta che hanno capito, una volta che vivono bene con se stessi, riescono a condividere le loro emozioni, trovare delle persone che li ascoltano. E forse ecco, il primo, perché avvicinandomi anch'io a questa scienza, alla scienza del sé, comunque, di cui ti ho parlato, con l'intelligenza emotiva, poi la cosa importante è proprio l'ascolto. Noi genitori spesso tendiamo, anche noi, come dicevi tu, 2 ore in più gli adulti sul telefono, e tendiamo magari ad ascoltarli, ma tendiamo a guardare il telefono, a guardare la televisione, a guardare il giornale. Quando ci parlano dovremmo staccare, oppure cercare di dire, guarda, se non è urgente, 2 minuti, sto finendo un lavoro, e far comprendere appunto che stai facendo qualcosa, ma darle ascolto, questo è importante. Mm-hmm. Non dobbiamo forse diventare per forza amici dei nostri figli, ma ascoltatori dei nostri figli, questo assolutamente, è molto importante. Sì, e se parli proprio del discorso tecnologia, credo che oggi non sappiamo come gestire questo, no? Perché non siamo cresciuti con questo, no? Quindi anche educare i nostri figli nel mondo del tecnologico è molto difficile per noi genitori, perché non abbiamo avuto mai un esempio, e comunque viviamo dall'esempio, come noi siamo l'esempio per i nostri figli. Quindi io quello che dico sempre, punto uno, è capire il mondo dei nostri figli anche su social, sul mondo tecnologico, cioè capisci che tipo di app ci sono, cosa significa un calcolatrice segreto dove non possono nascondere le foto, cosa significa Instagram, quando possono entrare, in che modo, che videogiochi stanno giocando, sono cose, tuo figlio va a calcio, chiedi comandata, e la stessa cosa se tuo figlio gioca alla Play. E questi sono tanti strumenti che oggi i genitori non sanno neanche, tante cose non sanno i genitori oggi, che cosa c'è dietro quel mondo. No? Quindi prima educarti come genitore stesso su questo mondo sarebbe già un primo passo, e secondo è di avere le regole molto molto chiare con i figli. E credo che questo, punto uno, per te, cioè io lo noto anche questi giorni, perché noi chiaramente lavoriamo tanto online, ma sei molto più online del solito. Io lo vedo nel resoconto del telefono una settimana, dico mamma mia, cioè, però chiaramente abbiamo ragione. Dice, guarda, noi dobbiamo lavorare, quindi ho capito, ma non durante cena, non durante pranzo, non durante i momenti. Tu puoi installare delle zone wifi free, no? Cioè senza wifi, o delle zone dentro casa, o delle giornate nella settimana dove tu decidi 0 telefoni, abbiamo un momento insieme, o nessuno usa il telefono in quel momento lì, ma proprio per dare anche una calmata sul nostro, per il nostro cervello. La cosa che credo che è importante di anche ricordarci, che il telefono è un privilegio per un figlio, non è un diritto. E per questo, cioè, loro pensano così, che è giusto così, che pensano così, però non è così. Chiaramente, chi paga questa cosa qui? Non è che per forza devono avere questo strumento, no? È una cosa che li guida, perché tutti ce l'hanno, ok, ci sto. Però dobbiamo avere delle regole molto chiare sull'usanza della tecnologia, non solo sul telefono, ma PlayStation, tutte le cose che sono, computer, iPad e tutto quanto. Se non hai queste cose chiare, è molto difficile anche capire cosa fai in caso che viene
abusate il momento dove sono dietro il telefono, cioè o i patti che avete, che forse non li avete neanche, e i genitori poi si lamentano, no? Perché ci sta tutto il giorno. E cioè, sì, quindi, e tu dove sei in tutto questo? È stato creato, diciamo, come dici tu, sono state create delle regole, comunque sono creati dei compromessi per dire, ok, guarda, l'utilizzo va bene, però diamo degli orari, cerchiamo il telefono a cena di staccare il telefono, di non mettere la tavola, però siamo noi genitori con l'esempio che dobbiamo fare prima questo, ecco, questo è il primo passo che dobbiamo compiere. E non solo gli orari, ma anche spiegare cosa succede, sai le foto che oggi mettono su social che non stanno, ma anche noi, io vedo a volte delle cose su Instagram delle mamme, vi dico, mamma, mica il coraggio che avete, no? Però, per prima, che esempio stai dando alla figlia o al figlio? Punto due, cosa stai facendo? Perché stai dimostrando qualcosa che rimarrà sempre sul web. Se tu hai un'azienda o se lavori in azienda, le persone vedono certe cose, anche i ragazzi non sanno che quello che rimane, cioè che metti lì, rimane lì, no? E anche questo oggi, chiaramente abbiamo tanti ragazzi, purtroppo, che sono anche vittime di quelli che abusano un po' la loro bellezza, diciamolo così, quindi hanno gli approcci diversi, parlano nella stessa lingua, ma hanno un'intenzione completamente diversa con i nostri figli, quindi se tu non lo spieghi questo ai figli, vanno come se fosse free. Senza filtri, senza paura, dobbiamo far conoscere la paura, che cos'è la paura. Adesso non è che dobbiamo far vivere i nostri figli nel terrore, che c'è l'uomo nero sempre dietro la porta. Certo. Però comunque dobbiamo far conoscere che c'è la paura, che c'è il pericolo, e da lì poi capire come riconoscerlo, no? Questo pericolo. La consapevolezza in tutti i sensi, e credo che noi genitori possiamo essere i primi che guidano i nostri figli in questa consapevolezza e avere dei patti molto chiari sulla usanza per noi, ma anche per loro, e anche farli capire se fai A, questa è la conseguenza, se fai B e succede questo, e so che anche lì, perché parliamo di sviluppo del cervello dei ragazzi, si possono fregare di meno, scusate la parola, ma non mi interessa se la mia foto rimane lì, adesso no, ma quando sei grande sì. Ok, anche quello non interessa in questo momento qua. L'unica cosa che puoi far vedere è cosa sono le conseguenze reali, cioè ci sono tantissimi articoli anche dei ragazzi che sono stati bullizzati, tutto quanto, ma non, ripeto, non per portargli paura, proprio la consapevolezza della usanza di quello che stanno facendo, no? Credo che più il problema oggi è la quantità di, soprattutto adesso che siamo dentro casa, io resto a casa, telefono resta a casa, e lì a volte dimentichiamo un po' che ore sono, che giorno è. Le nostre perché comunque i minuti scorrono, quando sei sui social i minuti scorrono, non te ne rendi conto, lo vedo anch'io. Io come te, insomma, lo usiamo tanto per lavoro, no? Questi social anche. Però, insomma, quando sei dietro passano i minuti e non ti accorgi, è passata un'ora, ecco. No, infatti. Questo credo che nei ragazzi ancora di più, ecco, come impatto. Allora, a loro fa malissimo, ma soprattutto perché il cervello è in sviluppo, è la stessa cosa dico, se tu dopo cena hai il tuo ore o hai una regola con i tuoi figli, ci deve essere minimo un'ora e mezza, due, prima che vanno a dormire, che stacchiamo il mondo tecnologico. Difficile, sì, perché c'è Netflix, c'è questo, cioè ci sono tanti modi per accompagnarli con le regole un pochino più chiare, ma poi dico, se parlo di regole, ci parlavamo anche durante le nostre lezioni, no, su questo, è molto importante che le regole non vengano stabilite solo da una parte, lo fai insieme con due adolescenti, se questa è la differenza tra i figli che puoi dire è così, con l'adolescente devi andare a trovare un via di mezzo, no? Cosa ne pensi di questo? Ah, io penso questo, ok, cosa offri tu in questo? Cosa pensi sugli orari? Quante ore o no? O che, in che modo? E perché se io vado a dire, amore, io voglio che fai questo, 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 ti mando al paese, no? E credi che la giusta comunicazione anche questo, e ricordandoci anche a loro che il telefono è un privilegio e non un diritto, è molto importante, è veramente molto importante, perché sennò è tutto per scontato, possono fare tutto quello che vogliono, perché no, deve essere gestito in un certo modo, come quando vai a lavoro e non gestisci le cose come si devono, ti licenziano, no? Quindi sicuramente nel mondo della tecnologia è molto importante preparare i nostri figli, educare i nostri figli su quello che c'è e di avere dei patti molto chiari. Certo, perché comunque diventerà sempre più uno strumento
anche per, poi, per lavorare, insomma, per, lo vediamo oggi, insomma, senza questi strumenti non saremmo qui in questo momento, non potremmo fare, i ragazzi non potrebbero fare lezioni, quindi diventano uno strumento che poi diventerà utile nella loro vita e più andiamo avanti sempre più. Secondo me acquisiranno anche consapevolezza, perché poi insomma anche loro diventeranno genitori a sua volta e a loro volta e riusciranno magari a capire quali sono le cose giuste e quali sono le cose invece da... E possono migliorare i nostri sbagli, diceva la mia mamma, dicevo questo. Oggi quando parliamo di scuola online, che anche lì dobbiamo educare e accompagnare i nostri figli, perché se io vedo a volte mio figlio si chiude dalle 8 all'1 senza staccarsi, fa malissimo. Quindi sì. Se hanno le pause, cosa fai con i tuoi figli? Dillo, guarda amore, facciamo una corsetta, fai lo squat o bevi qualcosa o corri in casa. O fai... Cioè anche quello è molto importante, che non ci rendiamo conto, ricevere questo è chiuso. Ciao, ci vediamo dopo, però stare online non fa tanto bene, no? Lo notiamo tutti. Sì, sì, ma lo noto anch'io, esatto, lo notiamo anche noi adulti, no? Che poi alla fine sei seduto, sei davanti a un video, comunque non si attivano certe parti del nostro organismo, del nostro cervello e tutta una serie di cose che poi parlavamo prima anche dell'ossigeno, no? Prima di entrare in diretta si parla anche dell'ossigeno, che oggi puoi cambiare l'aria quanto vuoi, ma non è come andare fuori e farti una bella passeggiata. Ecco. Chiaro, chiaro, assolutamente. Sì. Senti, allora, io ho domande, vedo che non ce ne sono, c'è Katia che dice il primo talent di Samir e Thomas, alla prima sera ci hanno dato il cellulare e ci hanno detto che non gli serviva perché avevano altre cose da fare più divertenti. È giusto. La cosa è oggi, cioè, io credo che da più che entriamo in un flusso e a volte è molto più difficile uscirne, e credo che questo dipenda anche da noi nella gestione oggi, telefoni, non telefoni, telefoni, computer, televisione, qualunque cosa, che comunque non perdiamo di vista i nostri figli di quello che stanno facendo, dimostriamo interesse ma troviamo anche opzioni diverse insieme. Grazie. Perché loro sono abituati ad andare a scuola, a fare sport, mangiare e stare sul telefono, altro che, tanto altro non fanno, no? A parte alcuni hanno un hobby e adesso siamo talmente tanto dentro casa che un po' di, come si dice, opzioni diverse ci vogliono, un po' di alternative. I nostri genitori possiamo aiutarli in questo, no? Di accompagnarli in questo. Sì. Possono fare della ginnastica, insomma, io vedo... mie figlie che sono messe lì, si mettono i tutorial davanti e fanno un po' di ginnastica, un po' di attività fisica davanti allo schermo, quindi poi sempre con la tecnologia che ci aiuta, però comunque intanto fai movimento e questo fa assolutamente bene per il nostro corpo. È meglio di niente. Senti, allora io direi che siamo in chiusura, però raccontaci magari dove ti possono trovare, state organizzando dei webinar, in che modo possono arrivare a voi e a seguire questi vostri webinar, soprattutto dedicato in questo momento ai genitori? Sì. Okay. Le lezioni li chiamiamo, perché stiamo imparando le nostre lezioni di vita, quindi abbiamo cambiato un po' le nostre parole. Anche questa sera c'è che facciamo un webinar sul rispetto, parliamo su come farti rispettare, ma il linguaggio del rispetto dentro casa, sempre verso gli adolescenti, che magari posso mandare il link, o se trovano su genitoriinazione.it, o se mi trovano su Facebook lo trovano automaticamente. C'è Unite Online e genitoriinazione.it. Genitoriinazione.it, sì, lì soprattutto lo trovano, sì. Dopo noi facciamo vari anche sull'autostima, sulla motivazione, sui compiti, a parte la scuola online che abbiamo, che lavora tutti i mesi su un argomento e seguiamo i genitori, quindi questo è quello che stiamo facendo. In più, la cosa che mi piace di più, da sabato partiamo con delle dirette su Instagram di Unite per ragazzi. Okay. Quindi i genitori che ci guardano oggi, sicuramente manderemo anche una mail, vedrai anche passare, sì. Per, magari da te anche, se lo diciamo. Sì, arrivano anche da te. Lì faremo un sacco di tutorial, interviste, tutti i giorni, tra giovani. Quindi tutti i giovani con giovani, sull'amore, sul telefono, sul compito, sul turismo. Quindi è molto molto bello come progetto. Chiaramente gratuito tutto, perché credo che è giusto così, che dobbiamo... In questo momento, chiaro, sì. Sì. Ok, ho scritto bene, genitoriinazione con due i.it? Sì. Ok, perfetto. Allora, Nan, io ti ringrazio, mi ha fatto piacere intanto fare questa bella chiacchierata, speriamo naturalmente di essere stati utili con queste informazioni per i genitori e per i ragazzi, e questo video andrà poi anche su YouTube, insomma, chi vorrà condividerlo ci farà piacere, perché divulgare poi questa informazione, far conoscere anche ad altri genitori che ci siete ed esistete, e portate, fate del bene, assolutamente, certo.
ed aiuto per tutti. Va bene, ok. Va bene. Ti ringrazio. Grazie mille a te, Nan. Salute e un abbraccio in famiglia. Ciao, un abbraccio anche a te a tutti. Ciao a tutti, presto. Grazie anche per chi ci ha seguito. Ciao, ciao, presto. Ciao.